siamo qui con Luca Dotto, ha appena terminato il sottofuoco Città di Milano. Sì, in una maniera diciamo non proprio eclatante. Ne parlavamo con il tuo allenatore, vieni da un infortunio al collo. Sì, chiamarmi infortunio un po' grosso. Vabbè, sì, problemi al collo, vai. Sì, mi ha dato fastidio per queste ultime due settimane, un pochino di rigidità, era parecchio fastidioso, ho dovuto un attimo rallentare l'allenamento e quant'altro, quindi non è che sono al 100%, anche perché giustamente il periodo non lo consente. Però insomma, speravo di fare un po' meglio, però sai che sa com'è. Le gare non sono sempre come si desiderano, insomma. Insomma, non sono sempre le stesse, però quello che ti interessa non è tanto adesso quanto il mese prossimo, quando arriveranno i campionati italiani. Infatti alla fine l'importante è tra un mese, le qualifiche per i mondiali saranno penso le più combattute quest'anno, visto che Marco sta viaggiando su livelli molto importanti da questo inverno. Leonardo l'anno scorso ha fatto un grosso squat. Io bene o male sono 5 anni che sono sempre su questi livelli e c'è sempre il fenomeno di Filippo che anche se ha già 33 anni era sempre filo da torcere e quest'anno con l'aggiunta di Michele Santucci che sta andando veramente forte e non è mai stato in forma come quest'anno, insomma. Tanta concorrenza nelle gare individuali che però punterà, speriamo bene, in funzione staffetta. Speriamo, sì, alla fine è sempre quella cosa importante che si guarda, insomma. Ovvio, avere più avversari è stimolante, però aiuta perché dici iniziamo ad avere una staffetta competitiva, si spera. Ora sono sicuro che questo anno, insomma, l'importante è crescere come staffetta e migliorarsi, però l'obiettivo principale non deve essere quest'anno ma l'anno prossimo l'Olimpiade. E ti faccio il migliore in bocca a Luca. Credi. Qui Luca Dotto, Nico Tebroni, alla prossima. Ciao. Magnini, terminati i 100 stile che si aggiungono ai due poi fatti ieri, quindi il 300, un bel 300 a bomba, come sono andati? Ma guarda, il 100 bene, 100 bene, 49,7 comunque la mia prima uscita stagionale, sono abbastanza contento, una bella gara con i ragazzi, no? Orsi, Dotto, Leonardi, Santucci, quindi mi sono divertito. Senti, si parla tanto, adesso bisogna lavorare tanto, come parlavamo prima con il tuo allenatore Matteo. Ci sono appuntamenti importantissimi, in particolar modo, diciamo dal primo, che sono gli italiani. Sì, appuntamenti italiani è il primo appuntamento importante. Voglio cercare di notare sicuramente un ottimo 100, poi 200 lo voglio fare più come divertimento, sempre facendo bene, però quest'anno vorrei puntare un po' di più. Senti, le aspettative individuali naturalmente, l'hai detto adesso, 100, ma c'è anche da pensare a una bella staffetta, come la vedi la 400? No, la staffetta è un'ottima staffetta, noi tutti gli anni potevamo dire la nostra, è sempre mancato, no, la combinazione dei quattro atleti, tutti e quattro in forma. Il famoso ultimo, Cassello. Sì, sì, quindi quest'anno siamo partiti a dicembre con una prestazione di Orso 48-1 eccezionale, quindi insomma se dovesse riuscire a ripetersi con Dotto, io, Leonardo, Santucci, altri inserimenti, Belotti, così insomma sarà una staffetta importante, cerchiamo di far bene. Senti, così tiriamo fuori la notizia, il Metal Jacket, non mi sbaglio, yes, una volta tra speriamo 5-6 anni, quando poi smetti, fondazione di una società d'occhio. Ma vediamo, tutti i progetti, però probabilmente creare un gruppo come sta cercando di fare in questo momento e magari anche perché non in futuro, dove magari io non avrò più il ruolo da nuotatore ma da allenatore, boh, non lo so, si vedrà. E alla fine presenza per chi viene qua a Milano, i ragazzi di Angolo. Sì, progetto. Come sta andando il progetto insieme a, no, Jessica e Giulio? Sta andando molto bene, abbiamo adesso la scorsa settimana fatto una bellissima serata a Milano con Marco Bianchi, quindi comunque andando più in fine non è soltanto un messaggio appunto di non usare il doping per le gare, ma proprio uno stile di vita, quindi benessere. È una missione tra l'altro. Una missione, e quindi cerchiamo di tramite questi eventi, adesso avremo a maggio un evento con a Genova con i campioni, le stelle dello sport, quindi i campioni devono parlare della scuola a Genova sempre con il doping free, quindi cerchiamo di lanciare questo messaggio insomma ai ragazzi giovani che con il sacrificio e la passione si possono ottenere grandi risultati.
allenatevi tanto, allenatevi bene, alimentazione sana e il doping nella spazzatura. Filippo Magnini, Mirko Zebrone, alla prossima, ciao! Ciao! Siamo con Marco Orsi, che ha graffiato da bomber orso qual è il suo cavallo di battaglia, i 50 e 100 stili in questo trofeo Città di Milano. Come sono andati? Dai, abbastanza bene, sono soddisfatto di questi tempi, anche se il 100 poteva essere meglio e 50 è più qualcosina, non si può, dai, il cimaltello deve essere fatto bene, se no non è fatto, no, poi dici, arrivo lungo, no, poi dici te. Mister 3 record italiano. Hai visto qua? Sì. Guarda, guarda. Eccolo qua. Bomber, Marco Orsi, incredibile. È il simbolo dell'acrona piana. Visto che si parla tanto di bomberismi, ne hai fatti tre. Con tre record italiani si dovrebbe puntare a un quarto in lunga nella seconda distanza, e visto che c'è un argomento non solo individuale sui 100, ne parlavamo con Luca prima, con Luca Dotto, ma anche sì, per quanto riguarda la staffetta. Il 100 già sono andato vicino a dicembre, sperando di un decimo è quello di Filippo, infatti lì che trema, sicuramente 8-1 è veramente un tempo della, scusate la parola, della Madonna. E non penso di rifarlo, anzi spero di rifarlo, ma sicuramente di avvicinarmi ad aprile. Questa sorpresa secondo me può andare molto in alto. Adesso Luca l'ho visto un attimo in difficoltà, ma perché è riduce da un mano al collo, quindi sicuramente ritorneremo bello vincente ad aprile, dove ce la giocheremo per un 100 stile, con Leonardo, Filippo, Santini, siamo tanti. Veramente è una gara da seguire questa, bellissima. Ne parlavo con lui. Tanta concorrenza sui 100 che potrebbe far benissimo in vista appunto della staffetta, con un occhio d'obbligo per Kazan. Assolutamente sì, bel parterre, infatti Cattarola siamo veramente tanti, siamo andati che andiamo forte. È solo le 50 invece c'è il mio amico Bocchia, che adesso sarà con me, il mio diretto rivale per la qualificazione delle 50 stile. Come l'hai visto oggi? Oggi l'ho visto bene, dai. Hai visto bene, meglio stamattina. Senti, un'ultima cosa, gareggiare qua a Milano, è vero che si sono fatte tante polemiche per la piscina, però io dico sempre che è la meno peggio gareggiare in lunga. Tanto pubblico che ha riempito gli spalti e che ha attivato anche te. Infatti il pubblico è veramente bellissimo, è stato l'unico, mi sa che ha fatto tutta la fila delle gradinate, ma questo mi piace dire, io proprio mi offro al pubblico, mi piace, i bambini, poi sono entusiasti quando fanno foto e video con il bomber. Però questa piscina qua non è male, poi un bel meeting in Italia va fatto. Peccato per l'ingaggio di 10 euro che magari poteva venire più pubblico, però va bene, dai. No, diciamo che era tutto pieno, quindi... Sì, sì, era pieno. Comunque la gente... Milano ha risposto bene. Ha risposto molto bene. Comunque la gente anche per questo spettacolo paga volentieri. Quindi... Senti, un messaggio da lanciare in vista degli assoluti, soprattutto. Visto che è il primo obiettivo stagionale, che potrebbe valere comunque se già... Una bella qualificazione per Kazan a fine luglio, inizio agosto. E che Kazan, direi. E che Kazan, esatto. Sempre dire così. Allora, seguiteci ad aprile, perché dal 13 al 19, dal 13 al 18 gli assoluti, sarà veramente un grande spettacolo, il bomber non si risparmierà e nessuno risparmierà di fare un matto così al bomber, quindi seguiteci, mi raccomando, caloroso, mettici il tifo, che noi andremo sempre più forte col vostro tifo. Mirko Zebrone saluta Marco Orsi del bomber e alla prossima, ciao!